Il sopralluogo del procuratore questa mattina, che con il procuratore con il suo aggiunto Paolo Dovidio ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Ascoltiamo le parole del procuratore Cozzi subito dopo il sopralluogo, poi in linea allo studio per il momento. Le indagini si muovono in questa fase qua, siamo addirittura nella fase ancora del soccorso e della ricerca delle vittime. Non sappiamo ancora quante sono e quante ce ne sono sotto. Dovranno essere rimosse anche delle macerie per vedere se e quante ci sono delle vittime. Alcune potrebbero essere addirittura in vita, immaginatevi un po' quale situazione è questa. Poi il secondo momento sarà quello di individuare le cause, cioè rispondere alla domanda fondamentale: perché si è verificato e perché si è verificato in quel momento. Questo è il tema delle indagini. Quali sono i primi atti da acquisire? Se lo puoi immaginare da quello che ho detto, evidentemente tutto quello che attiene o alla manutenzione o alla realizzazione o alla progettazione dell'opera. La manutenzione, le concessioni, certo, riguarda la società delle autostrade. Cioè, se io e lei evidentemente paghiamo un pedaggio per percorrere un tratto di autostradale, facciamo affidamento sul fatto che quel tratto di strada non ci crolli sotto. Io ho percorso questo tratto qua in direzione di Savona, come faccio ogni mese decine di volte, potevo percorrerlo anche ieri ovviamente, anzi per caso sono partito la sera. Comunque questo non vuol dire niente, ma questo vuol dire che poteva. La roulette russa purtroppo è stata non tanto sull'evento, ma su chi ci è capitato dentro. Da che ci sono io, cioè dal 2016, ma lo stiamo verificando. Anche prima nessun dato specifico sul fatto che ci fosse. Le ripeto, altrimenti nessuno di noi avrebbe percorso con tranquillità l'autostrada almeno 20 volte al mese, le posso assicurare. Non lo so se c'è responsabilità, sicuramente non è una fatalità.